Buona Padania a tutti. Intervengo solo per esprimere a nome del gruppo della Lega Nord in Consiglio regionale una forte preoccupazione. In questi giorni, lo sapete, c'è in discussione la riforma del titolo quinto, che riguarda anche la riforma, c'è anche la riforma del Senato, però noi del Senato dovrebbe interessare un pochettino di meno. Rispetto al testo iniziale, titolo quinto, quindi competenze delle regioni, quindi federalismo. Rispetto al testo iniziale sono stati fatti dei notevoli miglioramenti e ringraziamo di questo sia il nostro assessore Massimo Garavaglia e Regione Lombardia che il correlatore Roberto Calderoli. Questo sicuramente bisogna ringraziarli per il lavoro che hanno fatto. Però, a nostro giudizio, questa riforma, così come approdata in aula, uscita dalla Commissione, sinceramente non è sufficiente. Sulle materie concorrenti, la maggior parte delle materie concorrenti tornano, che oggi sono concorrenti, tornano di competenza dello Stato. La clausola di supremazia di cui parlava bene il mio collega Parolo è una cosa che al popolo leghista dovrebbe far rabbrividire. Vuol dire che domani, per qualsiasi scusa di natura economica, ci porterebbero via anche le poche materie che ci restano. Sul federalismo differenziato, sì, è vero, la regione virtuosa può portare a casa delle materie ulteriori materie, però anche qui bisogna fare una legge ordinaria. E quando mai ci daranno la legge ordinaria? Che c'era anche prima una norma simile. Siamo stati al governo 8 anni su 10 e non siamo riusciti a farlo. Quindi stiamo attenti, dico, valutiamo bene. Cosa votare per questa riforma? Perché se siamo determinanti al Senato, allora portiamo a casa il risultato che in automatico una regione virtuosa si porta a casa le materie. Se invece non siamo determinanti, non so, votare per un qualcosa che assomiglia, che è un po' l'anticamera della tomba del federalismo, con tutto il rispetto per il nostro movimento, per le nostre battaglie, facciamo effettivamente una riflessione seria. Non facciamo lo stesso errore che abbiamo fatto sulle province, che le abbiamo cassate solo e esclusivamente perché la gente ce l'ha con le province e adesso la gente ce l'ha con le regioni. E allora, se la gente ce l'ha col federalismo, cosa facciamo? Cassiamo il federalismo? Io dico no, dobbiamo avere le palle per difendere le nostre idee anche quando la gente non le capisce. Grazie, Padania Libera. Grazie.